ma considera che io sono un uomo sradicato, cioè la mia continua ricerca di affondare, no, in una terra fertile, possibilmente, è dovuta probabilmente anche a un dato biografico. Non poggio mai i piedi per terra io, nemmeno li sento. Sono divelto dai miei sensi per l'80%, no? Il mio corpo è divelto dai sensi per l'80% del corpo. E allora questo, per così dire, appetito alla vita si realizza attraverso lo sguardo. E poi c'è un altro aspetto ancora più profondo, forse. Sono nato a Chiusaforte. Chiusaforte è un paese che voi non avete visto, però è un paese disposto in linea lungo la strada statale Pontebana e stretto dai monti. È una valle, ma a un certo punto assume, questa valle a nord, immediatamente a monte, assume figura di gola. Le falde dei monti l'una dall'altra non sono distanti più di 500 metri. E allora tu quando vivi in un luogo così hai una visione limitata di cielo e devi mobilitare l'immaginazione, mago di nuovo, no? Non devi, è una cosa che il luogo ti tira fuori, che cosa c'è al di là di quei monti, come sono i cieli, di quale colore, quali sono le genti che no? Quindi un appetito, una passione, ma c'è una contraddizione devastante in tutto questo. Sono nato nell'unico, la mia casa era sull'unico colle posto all'entrata di Chiusaforte, quindi avevo anche una prospettiva dall'alto al basso rispetto alle cose, che è una dimensione completamente diversa rispetto alla precedente. Perché è una dimensione contemplativa, tu guardi le cose, le disponi in relazione da quasi naturalmente distaccato, le cose sono piccole, no? Le abbracci in uno sguardo, ed è la prospettiva contemplativa. Allora, questa prospettiva contemplativa, incrociata con l'altra, invece passionale, di slancio alla vita, probabilmente ha dato anche la mia disposizione, una mia certa disposizione alla scrittura. E ha ordinato in me qualcos'altro, una volontà di dare nitidezza di sguardo, perché quando ti si incrociano queste cose, io ci ho impiegato anni per capire che cosa fosse, per capire anche certe mie contraddizioni di comportamento spicciolo, ordinario, no? Perché noi nella vita attraversiamo la vita in un sistema di relazioni che poi, sai, molte volte le paghi, fai degli errori. E allora ho realizzato questo, e tutto il resto è stato sempre un inseguire un'enigmatica nitidezza che prima nel libro precedente che voi non avete qui era contenuta in una nitidezza di carattere fonico. Io ho cominciato con quartine, terzine, qua ci sarebbe un lunghissimo discorso. Quante, sì. Sì, nitido, doveva essere definito, perfetto. E adesso, poi si è spostata una nitidezza di sguardo verso l'ultima parte, e adesso ho cercato di essere il più possibile nitido, no? Come una montagna, come si vedono le montagne dopo che è piovuto, proprio più vicine, più attraverso la lente dell'umidità che c'è nell'aria. Una nitidezza di sentimento, di sentire, di percezione. Ecco, questo forse, no? Potrei dire che è un percorso che si è snodato. Insomma, scrivere versi è una continua rincorsa all'inconosciuto. Dura tutta la vita, non vai mai in vacanza perché ti prende per la collottola. La poesia, cioè, no, ti riconduce anche se tu fai altre cose, irrompe, molesta tante volte. E però è un dato di fatto, cioè, il prendere appunti diventa una cosa,
così quotidiana da rimanere quasi indistinguibile dal gesto che fai quotidiano di prendere un bicchiere e berti l'acqua o mangiare, tutte le cose biologiche che facciamo. Guarda, una lepre. Da dove era al più fitto del bosco è rimasta l'idea di un tema interrotto, la felicità di quando non la si contiene e scoppia via, lontana da noi. Da queste parti c'è chi ha visto la lince. È capitato anche a me, anni fa, nel cuore della notte, vicino a un deposito di munizioni. Cercavo Sirio per avvicinarmi al cielo e ho trovato la lince alle mie spalle, con gli occhi di madre arrabbiata. È stato come se il nulla avesse lasciato un varco e fosse sbucata l'illustrazione di un libro di scuola. La bestia era lì, a due passi da me, e ho dimenticato lo splendore delle stelle fisse. Non rimarremo qui senza uno scopo. Qualcuno dà per certa la presenza dell'orso, viene da est, e come gli abeti pare si avvicini sempre di più a queste poche case. Invece non c'è chi non veda come l'autostrada ha tagliato la pancia alla valle e la gola di chi è rimasto. Mentre nevica no, il taglio si fa meno inciso, tutto si allontana, magari si diventa molli come erbe nell'acqua, e lo sguardo rinasce nello sguardo di come le cose erano vere per la prima volta nell'innocenza. E il ceruleo di un giorno di settembre precipita in gola. Il pallone sembrava tornato dalle nuvole, tanto in alto era stato lanciato dal padre, e c'era l'odore del fieno radunato prima della pioggia. E sempre queste poche case, e tutto non è stato toccato, ancora non è stato toccato, ma si ferma in gola, al di qua del dire. Il dolore tuo, proprio, quello e non altro, la tua forma di guardare è più in là dei miei capelli, quando mi racconti. Un ragazzino leggeva Camus, seduto su di un albero di more. Stava sulla forcella, fra il tronco e il ramo più grosso, mentre noi si forava la montagna, il fiume veniva violato, e una polvere sottile si posava sui tetti del paese, sui berretti delle sentinelle, nella caserma Zucchi. Sul cartello, limite invalicabile, si segnava una fine. Ci guardammo dopo, quando tutto era stato raccolto, e a noi stessi i nostri volti parvero lontani. Adesso si sta quasi sereni, quasi leggeri. I bambini attraversano l'acqua nel tempo in cui dimagra, un saltello da un sasso all'altro. Non si rimane qui senza uno scopo. Se la montagna frana, la mia faccia frana un poco al giorno. Se il fiume si dissecca, il mio cuore è pronto a disseccare. Se l'autostrada mette ombra all'ombra della valle, ne trovi il taglio qui, poco sotto l'ombelico, com'è vero che il cerchio si aggiunge al cerchio nel mutarsi del tronco. Domani anche qui saremo in mezzo alle foglioline. Si può dire la marea si può fermare, ma nessuno è capace di arrestarla. E noi si vive dentro questi metri crudi. E vivere è portarne la scomparsa. Un giorno alla volta comporne il nome.